L'acqua era sempre più forte. Essendo mia moglie che lavora a Messina, cercavo di telefonargli, ma i telefoni non prendevano. Allora gli ho detto ai miei figli: guarda, io scendo a Giampiè Marina a telefonare alla mamma di non farla venire. Mia moglie ha detto: guarda che sono già a Tremestieri, qua non piove. Allora non ti muovere, che vengo io a prenderti. E lei mi ha aspettato a Tremestieri. Mentre tornavamo sulla statale, proprio ci hanno bloccato, che non si poteva andare avanti perché c'erano alcune frane. Poi non mi ricordo chi è stato, un amico, e se non stai tranquillo, dice, è caduta una casa vicino a dove abiti tu. Una casa non stai. Cioè, allora con mia moglie abbiamo passato la macchina, siamo saliti a piedi, e non ti dico quello che abbiamo visto. Comunque appena siamo riusciti a passare, siamo arrivati salendo del Giampilieri, abbiamo incontrato alcune persone che ci hanno detto: state attento a noi passati, perché te lo dico proprio in siciliano, perché ci sono molto attualmente assati. Onestamente, ancora c'è, appena chiamammo abbiamo visto un ragazzo vicino alla pizzeria che ce lo guardava, diceva: ma come è questo? Boh, ognuno faceva nomi. Come prima cosa mi sono messo vicino al bar, che c'era un nostro amico, proprio che il bar stava riempendo, e ci andammo a pulirlo. E poi è arrivato un ragazzo placido che ha perso qua la sorella, il papà e il nipote. È arrivato al bar e ci ha detto se avevamo una lampadina, una cosa, che dice, un puntale, dice, non c'è più. Questo, ci sta, come non c'è chiuso, infatti non è da molta pace, ma che stai dicendo? Ci hanno esistito chiuso puntali, c'è soltanto, dici, una voragine. Poi abbiamo aspettato un pochettino che brescia, perché se eravamo senza luce non si vedeva niente. Appena brescemmo abbiamo visto quello che realmente era successo. Cioè, io insieme ai miei paesani, carabinieri, nel frattempo sono arrivati di protezione civile, vigili del fuoco, siamo messi a scavare a mani nude, con quello che avevamo, pala, pico, tutti e due. E ti dico che ho visto cose che da mia vita li vedevo soltanto, posso dire, da una televisione, da un film. Di tutto aver dovuto scavare i miei concittadini, proprio i miei paesani, scavarli. Per me è la cosa più dura, cioè non pensavo che avevo a fare tale cosa. Non lo so, è una cosa che tuttora, guarda, la notte io vengo qua la mattina bello, tranquillo, però ti dico la verità, che tu stai passando io o mia moglie, forse la gente qua non capisce. Io già alle 2 di notte mi alzo nel letto e comincio a fumare come un disperato. E mia moglie che si incazza, perché dice, ma mi dice vai dal dottore, non è il dottore per fare che. Era tutta gente che magrisceva, un ragazzo che prima abbiamo trovato, lo guardavamo, non lo conoscevamo. Andavamo a scuola insieme, proprio poi quando abbiamo saputo Zagani. Ma ci sono. Cioè, morte sì, ma così. Io la casa l'ho finita ora, è da 2 anni, va ancora io pago. Io voglio tornare a casa mia, lo devo mettere in sicurezza la montagna. E facci tornare a casa nostra, questo è un paese che loro magari
loro non lo sanno, ma le persone che ci abitano con Giampilieri lo sanno. È un paese dove eravamo tutti uniti. Noi in estate si veniva in piazza, ci si divertiva, si giocava. E noi abbiamo fatto sempre su Ilaria. Ilaria è una ragazzina proprio che ogni sabato, ogni domenica, ogni sera era con noi, che veniva a giocare con sua mamma, suo papà, fino a due giorni prima. E ti posso dire che l'ho scavata. Io l'ho scavata e ho visto com'era. Bella nel divano che dormiva. Poi abbiamo scavato gli altri due ragazzi lì sotto. E abbiamo scavato proprio noi paesani. Cioè io da paesano. Fino all'ultimo, quando abbiamo trovato i due ragazzi, proprio stava con l'ansia, perché li volevamo trovare proprio. Poi però c'erano anche delle direttive che alle 5 si doveva smettere, alle 6. E intorno a me, sai come sentiva? Perché sono già un po' lorato, dovevamo nascere a tutti, li dovevamo trovare tutti, grazie a Dio li abbiamo trovati. Noi speravamo sopravvissuti, ma mi sa che ne scemmo solo morti. Ci aiutiamo sempre fra di noi. Questa gente è un paese, guarda, per me per esistere, forse ce n'è, ma meglio no. La verità ti dico, guarda, non perché sono Giampolo Rote, Giampolo Rote. A me è così. Mi accaccia, ci crescia proprio. Se è possibile ci vorrei amore in Santa Pace. Ciao.